E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi siamo tornati qua con un nuovissimo video. Ragazzi, questo è uno dei video più attesi sul mio canale. Oggi è arrivato il giorno di visitare la casa abbandonata. Esatto ragazzi, sono in un paesino sperduto nel nulla e la casa è là che mi aspetta. Non riprenderò nient'altro. Adesso andiamo diretti alla porta perché ragazzi, per privacy non riprendo nulla, perché è una casa abbandonata da tanti anni. Però io comunque per elementi personali non pubblico nulla, quindi niente. E ragazzi, mi raccomando, io voglio come minimo 100 like per questo video, assolutamente. E dai ragazzi, andiamo a visitarla assieme. Let's go. Dio, è pieno di ragnatele, raga. Ok, raga. Aspettate che chiudo. Ok, ragazzi. Siamo dentro. Guardate, raga, com'è. Porco Giuda, raga. È pieno di ragnatele sui piedi. Guardate come sono conciate le... Oddio, sembrava un ragno, raga. Allora, di qua c'è una stanza, raga. Io ho comprato sta torcia che è strapotente. Infatti, vedete, guardate, raga, cioè... È abbagliante sta roba. Di qua c'è un tavolo. Mannaggia, sono entrato in una ragnatela. C'è un cervo. Sentito, si sente un'ape dentro. Qua è rimasto fermo a 11:20. Oh, crocefisso. Ci sono coperte. Qua c'è un termometro. Madonna raga, guardate che crepa. Qua c'è un telefono vecchissimo, raga. Sto cagando addosso, ho paura di andare di qua. Raga, ma è sporchissimo. Mi sono cagato addosso. Raga, devo stare attento ai topi, raga. Mi hanno detto di stare attento ai topi. Porco Giuda, raga, se vedo un topo io scappo, eh. Qua ci sono tubi. Raga, c'è paura, ve lo giuro. Mi tremano le mani, raga. Allora, e qua c'è, questo cos'è? Un forno, penso. Vabbè, questa è una cosa per il legno, vabbè. Perché i proprietari ha detto che la usano certe volte per metterci dentro la roba. Quindi in questo caso penso che sia loro questa cosa qua. Taglia legna, perché lo faceva il falegname. Che raga, che paura. Ho visto qualcosa, no? Raga, vado di qua. Porco Giuda. Ok, spero sia loro. Questo è il bagno, raga. Madonna, raga, quante ragnatele. Lì c'è... Madonna, raga, mi sto cagando. Io ve lo giuro, raga, se vedo un topo io sto male. Qua c'è dell'acqua, ma è ancora piena, raga. Ma guardate il muro in che condizioni è. Raga. Spero anche non duri troppo.
Maranna, era bassissimo, stavo per pigliare una cragnata di quelle. Raga, a voi sembra che c'è luce, ma in realtà, cioè, questa è la mia torcia. Se io spengo la torcia adesso, guardate, non si vede niente, raga. È la torcia che è fortissima, ve la metto in link in bio, raga, è una torcia militare che ho comprato da un sito cinese. Che è una bestia, cioè, posso anche zoomare e fare... Però non zoomo perché c'ho paura. Allora, di qua siamo andati, di là non si poteva andare. Io sono curioso di aprire questo coso qua, raga. Dopo lo apriamo, andiamo prima a vedere di là. Raga, quel cervo lì è inquietante da morire. È inquietantissimo, raga. Ecco, raga, qua io ho paura. Io ho paura di varcare questa porta. Raga, ho seriamente paura di varcare questa porta piena di ragnatele. Non si vedono nel video, ma qua... Dove metti i piedi pieno di ragnatele. Sì, vabbè, ciao, sopra di me è una roba che... Raga, raga, no, è infattibile. Cioè, io ve lo giuro, qua è tutta una ragnatela unica. Madonna, guardatela. Raga, c'è questo motorino che avrà, penso, 100 anni, cazzo. Guardate tutti i vestiti vecchi, perché raga, questa è tutta roba vecchissima. Mi ha spiegato e quindi è andata tutto a... Raga, io sono curioso, voglio aprirle le cose. Porco Giuda, cos'è? No, vabbè, raga. Durerà. L'ha crollato mezzo muro. L'avete visto lì? Scusa, non ti disturbo più. Scusa, rimani lì, rimani lì. Ah! Ok, ok. Scusate quest'urlo da checca, raga, ma c'ho abbastanza paura. Qua c'è una borsa con delle cose. Io, raga, se giuro vedo un topo, io, raga, impazzisco. Le lancette sono uguali ancora, sì. Raga, non so se come mi state vedendo, ma io mi sto letteralmente cagando sotto. Apriamo sto coso, raga. Dopo mi dovrò disinfettare tutta la vita, perché... Poggiamo la torcia qua.